voi, cerco di spiegarvi il danno che fa la corruzione del mondo che viene scritto. Cioè, voi quotidianamente dovete rinunciare a qualche cosa, avete bisogno di un cellulare nuovo, di un paio di scarpe alla moda, di un motorino, io studiavo il motorino all'epoca mia, un pallone per giocare. Spesso i vostri genitori vi dicono, ma purtroppo non ci sono i soldi perché io devo pagare la figlia, io devo affrontare le spese, quindi voi dovete rinunciare a qualche cosa. Esaminando a fondo questo fatto che vivete quotidianamente, io me lo vedo sotto un aspetto, diciamo, collegato al fenomeno corruzione. La corruzione fa dei danni enormi, che possiamo constatare quotidianamente. I redditi dei vostri genitori che lavorano, se un genitore lavorando guadagna 2.000 euro, facciamo un'ipotesi, di questi 2.000 euro quanti ne rimangono effettivamente in disponibilità della famiglia? Se togliamo le tasse, perché 2.000 euro vostro padre va a lavorare con vostro padre, guadagna 2.000 euro, ma di questi 2.000 euro c'è una tassazione a fonte, lui non ne riceve 2.000, ne riceve 1.400, 1.600 a seconda della tassazione. Poi quando andate a fare degli acquisti dovete pagare l'IVA, tasse, per farla breve, l'Italia è uno dei paesi in cui la tassazione è più elevata. Questo reddito viene sottratto ai vostri bisogni per far funzionare la macchina amministrativa, con le pubbliche amministrazioni, comune, regioni, ASO, eccetera, eccetera. Pubbliche amministrazioni che devono erogare servizi, servizi di qualità nei vostri confronti. La corruzione sono tutti quei fatti gravi che purtroppo si verificano quotidianamente, dopo che leggerò i giornali di oggi, che distolgono queste risorse ai vostri bisogni, perché quei fondi che vengono sottratti, anziché essere destinati esclusivamente ai cittadini, vanno a finire in altri canali, vanno a finire per la criminalità organizzata, per appalti che non sono regolari, per a favore di lobbies, cioè, quindi vengono, questo vi danneggia. Quindi abbiamo la fortuna di avere da qualche anno delle normative molto importanti in materia di prevenzione della corruzione o di trasparenza. Però quello che manca per una lotta seria alla corruzione è una cittadinanza attiva, e voi siete i primi soggetti per costruire una società migliore, un'utopia, sul quale realizzare. Voi dovete essere in prima linea, dovete sentire il bisogno di essere attivi. Come fare però la prima domanda? Perché inutile che io vi dico dovete essere attivi, ma cosa faccio? Io vi do le idee dei progetti. Perché la trasparenza, per esempio, è la medicina più efficace per contrastare la corruzione. E ci sono degli obblighi di trasparenza che le pubbliche amministrazioni devono mettere in atto, a cominciare dalla scuola, dal nostro comune. E io vi propongo un progetto, come ho parlato con il vostro docente, un progetto semplice ma che può comportare un esercito di cittadini attivi che può partire da questo istituto e può anche espandersi ad altri istituti. In che modo? L'accesso civico. Io ho lavorato nella pubblica amministrazione 30 anni, ho controllato le pubbliche amministrazioni per 30 anni. Avevo un istituto, un ente, la Ragioneria dello Stato, che controlla la legittimità delle pubbliche amministrazioni, quindi ho una certa esperienza che, grazie a Dio, ho maturato. E ho sentito il dovere, dargli attenzione, di dedicarmi a queste cose. Ho visto delle leggi importantissime sulla prevenzione della corruzione, sugli obblighi di trasparenza, le carte di servizi, tanti. Però che purtroppo spesso non vengono attuate. Perché? Non vengono attuate anche perché non c'è una società civile, non ci sono degli studenti che, messi a conoscenza dei loro diritti, li reclamano, li pretendono, li vogliono. E questo è fondamentale. Allora, la trasparenza. Sul sito delle pubbliche amministrazioni ci devono essere una serie di dati, di informazioni, che sono importantissime. Io mi occupo prevalentemente in quest'ultimo periodo delle carte dei servizi, sono dei documenti importantissimi. Ci devono essere là i piani delle performance, i patrimoni degli amministratori pubblici, ci devono essere i compensi, cioè una serie di notizie che devono essere là. Allora voi potreste iniziare con dei laboratori di cittadinanza attiva, se il docente è d'accordo, proponiamo, io vengo qui gratuitamente tutti i giorni a fare scuola e noi facciamo cambiare
Perché? Perché vi munite di una posta, un indirizzo di posta elettronica certificata. Io ho iniziato così con l'avvocato Cappello, che conoscevo, lui era il funzionario dell'era. Io ero un semplice cittadino che ho iniziato a fare l'accesso civico. Perché l'accesso civico da casa, non spendete una lira, voi andate sul sito del vostro comune, della regione, della provincia, dell'ASO. Una volta che qualcuno, un insegnante, insieme lo faremo, sì, unite, e vediamo quali sono i documenti che devono essere pubblicati su quel sito, è semplicissimo, sono 30, 50, 100 documenti, andiamo a vedere se ci sono. E se non ci sono, io faccio l'accesso civico. Lo fate all'era. Ma quando è arrivato l'accesso civico, e l'accesso civico è importante, perché quando arriva questa lettera con l'accesso civico, l'avvocato Trappelli, che era il responsabile dell'accesso civico, sono pochi purtroppo nelle banche, e dico che deve essere l'unico, ma non siamo tanti a farlo. E arriva perché lui ha dovuto scrivere a tutti i funzionari di tutti gli uffici dell'era e delle banche dicendo: è arrivato un accesso chimico sul sito, secondo questo cittadino manca A, B, C, D, E. E quindi provvedete entro 30 giorni, perché la legge prevede questo, la legge sulla trasparenza, una legge importante, severa, che prevede anche delle sanzioni per i pubblici amministratori che non lo servono. Perché queste leggi dobbiamo comprendere che non vengono, non ce ne sono regalate dal governo italiano, dai nostri politici, a mio avviso. Queste leggi vengono dall'Europa, vengono dall'appartenenza dell'Italia all'Europa. E l'Italia, appartenendo all'Europa, deve applicare queste leggi, o quantomeno deve emanare delle leggi per contrastare la corruzione. Esiste una graduatoria, venuta da un organismo internazionale, Trasparenza International, che io vi consiglio di andare a vedere, che pubblica, che questo è periodicamente una graduatoria di paesi dove la percezione della corruzione, diciamo in base alla percezione della corruzione, viene fatta questa graduatoria. Sapete l'Italia a che punto è di questa graduatoria? Avete mai sentito parlare? È uno degli ultimi paesi, dei peggiori, come percezione della corruzione. Io vi porto degli articoli, vi leggo degli articoli su Internet, giornale di oggi, ma c'era. Pagina, questo è il Corriere degli Angeli di oggi, abituato anche a leggere il giornale, non guardate solo i giornali, guardate anche i giornali. Corriere degli Angeli di oggi, Macerata, avviato un'indagine sugli appalti pubblici, tre imprenditori di Milino per turbativa d'asta. Inchiesta sugli appalti a Macerata, primo articolo. Andiamo a fianco, pressioni per una multa, ex questore italiano. Che forse a chi mi porta a me, io ho la partita stasera, io però se ci arriviamo a fondo, queste notizie sono, danneggiano voi. Procuratore Martini, procuratore regionale presso la magistratura penale di Ancona, giustizia all'arte, siamo il 7 gennaio 2016, ha fatto un'intervista al Resto del Carino. Il magistrato Martini parla di un'Ancona che ha un substrato sociale marcio, c'è un intreccio di lobby, di poteri forti, consociativismi, tutele reciproche, grazie alle letterature delle istituzioni, all'amicizia vincolata alla società. Vi leggo anche l'articolo del Corriere Adriatico del 10 novembre 2017, quindi di 20 giorni fa. Il Resto del Carlino, anche in prestito di Banca Marche per avviare le imprese della mafia. Il dossier, un gruppo legato al clan avrebbe investito nei cantieri edili di Senigallia e Pisa. 10 novembre 2017. Io non voglio creare degli allarmi eccessivi, per carità, ci sono anche buone notizie sui giornali, per fortuna. Però vi dico questo perché in voi deve scattare un dovere civico di unirvi, di fare qualcosa di sé. E le istituzioni che devono darvi questi strumenti. Esiste un protocollo tra l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e la Corte dei Conti, che andate a vedere sul sito, si chiama educare alla legalità, che però purtroppo è poco attivato, perché questo protocollo prevede l'impegno delle scuole della nostra regione, ma di tutta Italia, di dare gli strumenti per controllare le pubbliche amministrazioni come spende il denaro pubblico. Questo mi ha colpito di questa cosa. Allora voi dovete pretendere, e le istituzioni, compresa la vostra scuola, deve iniziare, a mio avviso, se quell'impegno non deve rimanere sulla carta, darvi questo strumento. Iniziamo da questi laboratori di cittadinanza. Se voi volete, io vi vengo qui, mi trasferisco a Ferro gratuitamente, sono a vostra disposizione.
cominciamo a prendere delle pubbliche amministrazioni, facciamo un laboratorio di cittadinanza attiva. Voi sarete orgogliosi perché sarete forse il primo istituto a farlo in Italia, poi con il passaparola che avete voi sui social, se vogliamo nel giro di un mese o due, o anche diamoci il tempo, 5 mesi, cambiamo molte cose. Perché l'accesso civico parte di, vi spiego subito, l'ho accennato. Prendiamo un sito di un comune, regione, vediamo quello che manca, facciamo l'accesso civico. Scriviamo, entro 30 giorni devono provvedere, se non provvedono scriviamo al sostituto dell'accesso civico. E vediamo insieme, mano a mano, che cosa accade. Se non rispondono prendiamo altri strada. Noi facendo questo laboratorio di cittadinanza, io ve lo propongo, veramente possiamo impegnare il nostro tempo per voi, per il vostro futuro. Quindi hai ragione a ridere, anch'io ridevo quando avevo la prima, giocavo e spesso prendevo sempre in condotta, non ti credi che sono una malattia? Io ero sempre felice, bene, se fossi stato l'età tua, se mi avessi fatto concorrenza, spesso ero fuori dalla porta. Poi ho capito la vita che non è così, non si gioca così la vita. La vita bisogna impegnarsi per costruire il mio futuro. Io ho lasciato i compagni che erano nella strada sbagliata. Mi sono messo a studiare, ho vinto i concorsi, ho pensato al mio futuro, ho messo da parte i compagni negativi, se no allora sarei stato in gattabuia o in galera, come si vuole. Questo è il rischio che si corre quando è giovane, deve scegliere. È il vostro futuro. Io ho avuto amici che poi hanno preso strade sbagliate. L'hanno fatto in galera, qualcuno era morto per droga, questi sono fatti veri. Io vi racconto la mia esperienza, 62 anni, ho vissuto la vostra vita, 40, 50 anni fa, è vero. E io ho avuto amici che sono finiti male, perché? Perché quando ero nella fase come vostra, nella vita ancora adolescente, ancora non maturi, che non hanno avuto un'idea della vita, si facevano anche magari abbandonare dall'amico che sembrava più buono, più bravo, che picchiava di più, dava di più fuori. E poi sono diventati malavitosi, sono finiti in galera, sono morti perché overdose, morti per droga. E io mi faccio come il cognome, non mi gioco. E allora a un certo punto nella vita bisogna scegliere per voi, per il vostro futuro, perché se volete guadagnare il futuro è l'interesse vostro. Perché le strade sono tante, quindi ritornando a noi, io avrei molto piacere, per questo, io sono qui, non mi paga nessuno, vengo perché sono appassionato a queste cose, non ho neanche figli, quindi potrei girare il mondo, la mia pensione, no, sono qui a dedicare il mio tempo a questi concetti, perché credo che noi possiamo trasformare questa società, possiamo contrastare la corruzione, gli strumenti ce l'abbiamo. E ci possono anche venire tolti, perché il governo e la politica non ci regala la trasparenza di sua iniziativa. È l'Europa che pretende queste cose. Noi abbiamo dei regali eccezionali con questi strumenti nuovi. Quindi io sono a vostra disposizione, sono impegnato con il vostro dirigente scolastico, quindi diciamoci tutto a fare le giornate della trasparenza. Io sono stato revisore dei conti con le scuole, venivo e controllavo la contabilità delle scuole fino a 3 anni fa. E le mie scuole mi hanno invitato, per esempio una scuola di Lugo, alla giornata della trasparenza, perché la vostra, quello che io propongo alle vostre scuole, l'ho proposto anche al ministero vostro, ai dirigenti, ma scusate, se veramente vogliamo educare questi giovani alla prevenzione della corruzione, quale migliore opportunità esiste se non quella di invitare alle giornate della trasparenza che devono fare le singole scuole? Perché quando io ero revisore di conti, mi sono impegnato con i miei dirigenti scolastici delle scuole a chiarire le pubbliche amministrazioni. La scuola è la pubblica amministrazione, ha dei doveri o no in merito alla trasparenza, in merito alla prevenzione della corruzione? Io ho fatto chiedere un quesito dai dirigenti scolastici delle mie scuole all'ANAC, all'autorità nazionale di corruzione dell'ufficio. Finalmente è chiaro, adesso anche le scuole devono fare un piano triennale di prevenzione della corruzione. Esiste presso l'ufficio scolastico, ma questo piano dovrebbe essere divulgato a voi, ai docenti. E non lo fanno. Ho parlato prima con un docente che mi ha detto che questo piano sinceramente non sappiamo nulla, eppure esiste. Ed è importante per voi, vi faccio un esempio. Questo piano di prevenzione della corruzione che devono fare tutte le pubbliche amministrazioni serve proprio per prevenire i fenomeni di corruzione. Nel caso scolastico, l'autorità nazionale di corruzione ha dato delle linee guida su quali sono i settori a rischio di corruzione nella scuola. Uno di questi che vi tocca quotidianamente è la valutazione vostra. E io pure sono stato a scuola, avevo dei compagni che magari uno era figlio di un imprenditore di Ancona, famoso, e un altro
ero figlio di un operaio, o c'era persone, compagni miei che erano neanche operai, un padre che era diciamo, una persona che non so, e che magari potesse essere favorito, è una realtà. Allora questo piano di corruzione ha dato delle medicine per prevenire questi fatti. Per esempio di stabilire a priori i criteri con cui venite valutati. E mi sembra un po'. Voi vi impegnate quotidianamente, spero che lo facciate, sono sicuro che lo facciate, per studiare, per impegnare. Poi magari c'è un'ingiustizia perché quando andate poi ad essere valutati, non sempre questa valutazione risponde a criteri di equità, criteri di imparzialità, criteri. Allora, vedi che vi tocca il piano di corruzione. Non ve l'ha spiegato nessuno, sicuramente, fino ad oggi. Perché ricordatevi che la trasparenza, quello che ho constatato io, tutti la vogliono, ma spesso la vogliono a casa degli altri. Ricordatevi questo, io sarò pessimista, ma non è così. Non c'è pure una cultura in Italia della trasparenza come bene collettivo, come la pubblica amministrazione che si traccia. Voi pensate che la CIVIT, la Commissione Indipendenza, Valutazione e Trasparenza della Pubblica Amministrazione, che è un'autorità costituita nel 2009 proprio per dare indirizzi alle pubbliche amministrazioni per essere trasparenti, aveva già previsto nel 2010 di fare dibattiti, convegni alla società civile, a voi, ai cittadini, 2010. Non è stato fatto nulla, nelle Marche specialmente, abbiamo una società civile che non esiste. Quando le pubbliche amministrazioni presentano un piano di prevenzione della corruzione, il vostro comune lo farà adesso l'8 dicembre, e il vostro comune presenta il piano di prevenzione della corruzione tramite la giornata della trasparenza. Andate, lo dovrebbe fare coinvolgendo la società civile, spiegando cos'è un piano di corruzione. Quindi, dato che c'è questa opportunità, andare, dovrebbe essere una sala piena e non c'è mai nessuno, sindacati, associazioni dei consumatori, le altre, dove sono? La legge dice che ogni anno la pubblica amministrazione deve presentare il piano, le relazioni delle performance ai cittadini tramite le giornate della trasparenza. Vi spiegate che leggi importanti? Cioè, comprendete l'importanza di questa legge? Non la rispetta nessuno, io devo fare delle diffide, quindi voi dovete essere l'esercito che dovete chiedere l'applicazione di queste leggi. Prima dovete imparare queste leggi, ecco il dovere dei vostri docenti di insegnarle. Allora è diventato un esercito di cittadini attivi, di moltiplicati come nel 68, per un ideale, contrastare la corruzione, che è un cancro di questo paese, dal Papa, Mattarella, Grasso, tutti lo dicono. Bisogna combattere la corruzione. Ogni giorno ci sono fatti gravi, perché lo dite questi ultimi 10 giorni. E dovete, voi da semplici cittadini, avete dei diritti che sono enormi, dovete conoscerli e metterli in atto. Io vi parlo delle carte di servizio, un tema che affronterò al pomeriggio. Ci sono delle leggi sulle carte di servizio che sono importantissime, esistono dal 1994, la maggior parte delle pubbliche amministrazioni, specialmente nelle Marche, non ha mai messo in atto, perché non ha trovato mai una cittadinanza attiva che, conoscitrice dei diritti, le reclamava. Ma sapete la carta di servizio che importanza ha? Voi pensate questo. Se voi andate con il motorino al eccesso di velocità o avete il marchettino un po' aperto, vi ferma il vigile e vi applica la sanzione, lo sequestra, si fa la multa, giusto? E voi dovete pagare. Ma no, fatemi domande, la pubblica amministrazione, secondo queste leggi, doveva emanare la carta di servizio. Per ogni servizio che eroga o direttamente o tramite gestione a terzi, deve emanare una carta di servizio. Nella carta del servizio devono essere previsti degli standard di qualità minimi, come voi dovete raggiungere i voti minimi, se no non passa l'esame. Non lo stesso. Ma se non rispetti questo standard minimo, tu devi pagare un indennizzo al cittadino, vi rendete conto di importanza? Per la prima volta questa legge che viene dall'Europa prevede che la pubblica amministrazione deve essere seria, deve essere responsabile con il cittadino, deve garantire degli standard minimi. Questo signori miei, vale per la sanità quando andate all'ospedale, vale per i trasporti pubblici. E questa legge non è stata attuata. E c'erano previste anche delle sanzioni nei confronti dei dirigenti generali, dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Noi stiamo combattendo per questo. La legge regionale ha istituito, ha dato questi poteri a noi, l'associazione dei consumatori, per difendere voi. Io non sono qui a parlare, a lodare le pubbliche amministrazioni. Io dico la verità, non sono in difficoltà le pubbliche amministrazioni, hanno carenze di personale,
hanno poche risorse, hanno impegni straordinari come il terremoto per cui si devono rimboccare le maniche, tutti. Però l'amministrazione ha anche i doveri dei cittadini, devono garantire un'amministrazione aperta al servizio del cittadino. La pubblica amministrazione serve per dare dei servizi al cittadino e la Costituzione parla anche di sussidiarietà orizzontale, che è importante. Ecco il dovere anche vostro di partecipare, di offrirvi alla società per portare il vostro contributo. Lo Stato non riesce a far tutto, la pubblica amministrazione non riesce a far tutto, ha bisogno delle associazioni, dei cittadini. E su questo fronte che lo Stato si sta impegnando, divulgando al massimo la partecipazione dei cittadini. Ci sono delle città, per esempio come Bologna, che noi cerchiamo di divulgarlo, questi comuni della nostra regione, che hanno fatto un patto, che favoriscono le iniziative, che ci fanno gestire per esempio dei parchi pubblici ai cittadini, comune di Bologna, perché no? Il bene pubblico è di tutti, dobbiamo sentirci tutti in dovere di dare qualcosa. Ma questo viene un dovere, viene tanto più forte, tanto più la pubblica amministrazione è trasparente, non è corrotta, è reale, è sincera, vive in un'etica seria, dimostra il proprio impegno. E quindi il mio segnale per tutti, pubblica amministrazione e cittadini, cerchiamo di dare ognuno, io per esempio nel mio piccolo a Falconara, nella mia città, oltre che fare volontariato, e io faccio questo, ho curato uno spazio di verde pubblico, ho piantato delle piantine, delle palme, non ha pagato nessuno. E lì, beh, non mi paga nessuno, lo faccio quello che viene. Perché se, come diceva ieri la docente, le formiche, no? Le formiche sono piccole, insignificanti, ma tante formiche fanno un esercito. Quindi ecco, adesso non vi voglio annoiare, io sono a vostra disposizione. Vengo quando volete, specialmente se poi la vostra scuola o altre scuole vogliono fare qualcosa di veramente serio, di pratico, perché è inutile parlare, tutti parlano, vi faccio degli esempi, tutti parlano di corruzione, contrastare la corruzione, trasparenza, convegni, poi nella realtà bisogna trovare anche le soluzioni pratiche per contrastare questa corruzione. Io sono andato nei convegni qui all'Università Politecnica delle Marche, professori, 3 giorni di convegno sulla corruzione nella sanità, mai discorsi, la sanità è un settore alto di corruzione, bla 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 bla, 3 giorni, presidente del consiglio regionale, massimi docenti di università, nessuno si era accorto che l'agenzia sanitaria regionale delle Marche non aveva un piano di corruzione, non aveva nominato responsabile della corruzione, è possibile, è possibile. La società aeroportuale di Ancona, che abita a Falconara, e ci sono delle vicende anche gravi, spese enormi della regione, milioni di euro, tra di là, c'è a parte tutto. E nessuno si è accorto che non aveva un responsabile della prevenzione della corruzione, un piano di corruzione. C'è una commissione in regione che ci indaga sui fatti della retorica e nessuno si è posto questo problema. E quindi vedete che io sono un cittadino più insignificante di questa regione. Però nel mio piccolo lo segnalo, perché io se manca c'è un'irregolarità, io scrivo al responsabile della prevenzione della corruzione, scrivo all'ANAC, scrivo alla Corte dei Conti e l'ANAC aspetta queste segnalazioni che potete fare anche voi. Però dovete conoscere queste leggi, dovete conoscere gli strumenti, con la fortuna che lavorando nello Stato per 30 anni ho studiato, sono abilitato dalla professione d'avvocato, ho avuto una certa una fortuna di essere formato per studiare le leggi e vedere dove vengono violate. Questo è quello che dovete, che ha dovere la pubblica amministrazione di insegnare queste cose. Quindi io ripeto l'invito che c'è anche il progetto. Se vogliamo partire, io vi garantisco che se siete favorevoli a questa cosa e favorevoli alla scuola, io vi garantisco che nel giro dell'anno voi diventerete famosi in Italia come istituto. Su questo punto. Un istituto di cittadini attivi. E io vi garantisco che verrò qui se serve tutti i giorni per insegnarvi queste cose. Grazie. Girarsi dall'altra parte e fingere di non vedere.
già, diceva questo, non bisogna fingere di non vedere, se vediamo qualcosa che non va, bisogna avere il coraggio di dirlo. E non si tratta di fare la spia, si tratta di fare la propria parte, appunto, per la bonifica della società, che sarà una società migliore. Approfondire alcuni temi, alcuni argomenti, io credo che
contributo positivo per lei. Cioè, i bisogni devono venire dalla società. Io vi racconto degli episodi che ho partecipato alla scuola partecipazione presso la casa delle culture, ma ci hanno fatto due esempi veramente interessanti. Perché i bisogni devono essere, la pubblica amministrazione deve orientare i servizi ai bisogni reali, ecco la risposta. Per esempio un caso che si era verificato in Africa, no? Un'associazione internazionale in Africa, certo, di pozzi dell'acqua, perché i persone in un villaggio andavano a prendere l'acqua facendo 10-15 chilometri, delle donne partivano di mattina con delle prove sulla testa per andare a prendere l'acqua a 10 km di distanza. Allora hanno fatto, hanno costruito un pozzo con i fondi umanitari, insomma, della solidarietà, ci costruiamo un pozzo al centro del villaggio. Hanno costruito questo bel pozzo e finalmente avevano l'acqua. Però hanno constatato che queste donne, nonostante ciò, continuavano per bambini ad andare a 10 km di distanza. E allora si sono chiesti, ma scusate, come mai andate? Diciamo che non avete capito, per noi è la nostra tribù. L'unico modo che abbiamo durante il giorno per fare le chiacchiere tra noi è quello di andare a prendere l'acqua là. E allora vedete, questo è un esempio pratico, che i bisogni vengono dalla collettività, vengono dai cittadini. E quindi il bisogno vostro che avete di alcune tematiche, di approfondire, però dovete essere voi a farlo per esempio, a pensare, perché altrimenti come fate il scolastico o il docente, no, a conoscere magari quali possono essere le tue aspettative o i tuoi desideri, sì, non c'è più parte attiva, la parte attiva di cui parlava la docente, di cui non sta parlando, parlo come nell'ambito amministrativo, nell'ambito dell'isola, perché è importantissimo. Ecco, mi scusi se mi permette, se la interrompo. Volevo ricordare che la possibilità di partecipare alla gestione della scuola l'hanno messa a noi anziani, perché nei primi anni 70 siamo stati noi a scioperare, a manifestare affinché fossero introdotti quelli che allora si chiamavano i decreti delegati, e cioè la partecipazione degli organismi rappresentanti degli studenti, no? E dei genitori. Quindi vedete, no, che anche questi anziani, no, qualche conquista l'hanno fatta e adesso vi diamo il testimone e adesso siete voi che dovete continuare. E non vi scoraggiate, non vi fate scoraggiare, no, dalle notizie, no, sembra che la società sia tutta corrotta, che non si possa fare nulla. No, non è vero. Ciascuno di noi può fare la sua parte, da solo e in gruppo. Voi pensate a un territorio avvelenato, che facciamo? Lo lasciamo lì? No, ne bonifichiamo un centimetro quadrato ciascuno, tanti centimetri quadrati, un metro quadrato, un chilometro quadrato, terreno avvelenato in pietreggia e il terreno buono, bonificato avanza. Ciascuno nella sua piccola parte, non dovete fare degli atti straordinari, è una piccola parte, un piccolo atto da ciascuno di noi che creerà una società. Lasciando che il 68, questa frase di Allen Ginsberg, che è un famoso poeta della Beat Generation, che diceva il messaggio è allargare l'area della coscienza, quindi giustamente fate richieste a scuola, ma anche la scuola esaurisce il vostro mondo, potete leggere dei libri per conto vostro, vedere dei film, ricercare, confrontarvi con gli amici, appunto diventare sempre più coscienti di chi si è. Fate la scuola, ma fatelo anche per conto vostro, magari meglio insieme, anche più divertente. Ultima cosa, io ho fatto uno studio recentemente per cui file sono in questo punto di lavoro docente e mi farebbe molto piacere se il docente poi li estendesse un po'. Così voi avete la possibilità, da questo studio che ho fatto, di capire le norme che esistono in Italia su questi temi, in modo tale che una volta che avete preso conoscenza di queste norme come docente, io posso anche venire a spiegarle. Voi avete gli strumenti per capire le regole che devono osservare la pubblica amministrazione. Una volta conosciute le regole potete rivolgervi a qualsiasi amministrazione dicendo la legge dice A, e quindi se magari non sta in regola, allora bisogna che ti metti in regola. Perché il potere è sapere e potere. Voi non dimenticate mai che più cose sapete, conoscete nella vita e più vi troverete bene per realizzare i vostri diritti, le vostre aspettative. Se voi perdete tempo nel crescere, a giocare, a fare, sono
serale fanno un danno da soli, perché se non state attenti con la droga, con l'alcol, anche con il fumo, vi danneggiate. Dopo pagate voi le spese, arriverete a 40, 50 anni che avrete magari più probabilità di ammalarvi, più probabilità di trovarvi magari al CERN a recuperare il fumo delle dipendenze, perché magari siete caduti erroneamente in tranelli come quello della droga, come altri settori. Quindi la vita è vostra, ragazzi. E se volete star bene, se volete garantirvi un futuro discreto, voi, le vostre famiglie, o se volete avere famiglie, viaggiare, filare il mondo, fare realizzare i vostri progetti, e l'attore principale siete voi, quotidianamente, con lo studio. Voi avete un studio con un professore, il professor Ciocchi, che vi dice a voi, non vi rendete conto della fortuna che avete, avere ogni giorno dei docenti pagati dallo Stato, che sono qui con pazienza a darvi la cultura, che è un bene prezioso, come ne rendiamo conto. Giocavo, vedevo, scherzavo, facevo un casino in classe, e lo dico perché ero così, ero quelli che erano forse quello che aveva sempre condotta. E però capivo che io devo comunque fare, come posso, devo divertire, perché questo è tanto bello, perché vi spensierate, dovete giocare, pensare all'amore, pensare a viaggiare, tutto c'è il suo ideale. È bellissimo. Però cominciate a dire questa. Io devo affrontare la vita è dura, ragazzi, la vita seleziona, la vita non ha pietà perché non ha le capacità per sopravvivere. Dovete essere scaldi, cavi, dovete conoscere come muovere la società, conoscere le leggi, conoscere i vostri. È per voi, perché sennò sarete deboli. E la società purtroppo è debole, non vi aiuta come dovete. Vi porto l'esempio di un signore che sto seguendo perché faccio volontariato, poi mi lascio, 52 anni, ha perso il lavoro. Assistito la madre fino a qualche anno fa perché era in bar. È un ragazzo come voi, se volete, lo presento, non ha una casa, non ha più tempo, perché quando è morta la madre, la sorella dice adesso la casa serve a me, mi dispiace, non mi verrai. E dormi in un contegno italiano, sembra assurdo, è la storia di oggi. Ci sono tantissime persone sotto la soglia della povertà che non hanno tempo, che non hanno reddito per vivere. E quindi attenzione. Voi dovete lottare, dovete essere abili, dovete ogni giorno fare delle scelte intelligenti, perché se fate delle scelte sbagliate in quei settori, quelli che vengono pensati a me, dalla mia esperienza, con questa crisi, droga, alcol, fumo, lasciamo stare tanti altri settori che siete in grado di capire bene il male. Se scegliete il male, pagate voi. Quindi attenzione, fate delle scelte intelligenti per il vostro futuro. Grazie di nuovo. Perché che cosa sono le tasse? Sono il costo dei servizi pubblici.
È chiaro che se poi in Italia un terzo delle persone dei redditi non vengono dichiarati, sfuggono al fisco, lo Stato ha un terzo in meno delle sue entrate e quindi il sistema, teoricamente la nostra Costituzione, ma come tutte le Costituzioni degli Stati occidentali, prefigura un welfare state di quel genere. Perché il welfare state che significa? Significa che è uno Stato che si preoccupa dei cittadini e realizza l'eguaglianza sostanziale, quindi fornisce più servizi possibili. Per fare quello ci vogliono risorse e ci vuole una pubblica amministrazione che funzioni. E quindi dove c'è corruzione, la pubblica amministrazione non funziona. Perché cos'è la corruzione? La corruzione significa che io, invece di perseguire l'interesse pubblico, cioè l'interesse di tutti, perseguo il mio personale. Capito? Non so se è sufficiente. Ricollego sempre alla tua domanda, no? Io faccio volontariato nel servizio della salute mentale, dai. E mi ricollego alla sua domanda, dove è quello? Welfare poi nella pratica sono degli operatori che sui territori hanno degli avvocatori, per esempio di salute mentale, che dovrebbero cercare di soddisfare i bisogni delle famiglie dei pazienti mentali. Allora, sì, quindi, però nella realtà quell'efficienza che dovrebbe avere la pubblica amministrazione spesso non c'è. Io mi rendevo conto che al centro salute mentale, che è un ambulatorio per i pazienti psichiatrici, anziché andare a occuparsi del paziente psichiatrico che era in fila da solo con carne, solo seguiva, stavano fuori dall'ambulatorio a fumare sigarette, 50 persone lì a fumare le ore. E allora il cittadino che passa là però non si deve limitare a protestare, deve andare ad avere il coraggio di dire al direttore di quell'ufficio, caro mio, qui questi dipendenti stanno fuori a fumare con l'interno. Allora questo non va bene da me per tutti. Voi sentite ogni tanto in televisione della 7 isola del dipendente comunale, del dipendente della regione che lo beccano, che non ha ciclia dai ufficio da fuori. E questa è una realtà rara. Cosa significa? Significa che all'interno di quell'ufficio qualcosa non funziona. Perché tu sei pagato con le mie risorse, sottrai soldi a quel popolino che ti pagano di popolare. E quindi in quei paesi però, se c'è qualcosa che non va, il cittadino denuncia, segnala. Io sono stato negli Stati Uniti 3 anni fa e ho mio zio ospitato in una casetta che aveva in una seconda casa. E quella notte è venuto sotto la polizia con i fari, perché? Perché il vicino di casa ha visto che c'era quella casa che in genere era disabitata, ha visto delle persone, ha chiamato subito la polizia. Sono stato in Germania l'anno scorso, ho messo i genitori in una cabina, non riuscivo a parlare, ho dato una porta con la mano così, e c'era un tedesco che passava e mi ha guardato tutto. E se io non chiedevo scusa, lui mi chiamava la polizia. Ecco la solidarietà. Il bene collettivo è di tutti, è vostro, una aiuola pubblica, lo spazio, la polizia, i giardini, le carte che vediamo appena, se non vediamo appena preso il carro, c'è come fare lo stesso. Dobbiamo lasciare congedarci con gli studenti. Io sono Carlo Cattarelli, il presidente dell'associazione consumatori che ha organizzato questi eventi nelle scuole. Vi lascio con questo racconto. Noi fino a ieri avevamo un avvocato di Catania che raccontava agli studenti questo episodio. Lei ha vissuto nella mafia fino a sempre e una volta in un'assemblea come questa, chiamando gli studenti a fare un applauso per i giudici antimafia, Falcone, Borsellino, che hanno dato la vita, uno di questi studenti ha detto no, io non le vado le mani, perché io sono contento che c'è la mafia qua giù in Sicilia. Questa ragazza, questa signora ha detto ah, allora vieni qui, aiutaci a ragionare. Perché? Perché la mafia, quando mio padre è stato in galera, al contrario del datore di lavoro, è stato licenziato, ci ha dato lo stipendio, ci ha dato l'assistenza e quindi ci ha seguito. Lo Stato invece ci ha abbandonato e è stato l'elemento per questa cosa, per gli studenti, da riflettere. Poi questo avvocato ha detto a questo studente, però io ti auguro una cosa, io ti auguro di non pagare mai il prezzo che ha pagato un tuo coetaneo per voler fare successo nella vita, fatto in fretta, comodamente. E ha raccontato questo episodio. Voi lo sapete chi è il giornalista Pippo Fava? Pippo Fava era il dirigente del giornale I Siciliani. Bene, è stato assassinato da un comando. Questo giovane che aveva la vostra età,
ha ascoltato, si è pentito. Che cosa ha fatto questo ragazzo? Ha detto: io volevo fare carriera, non sapevo come farla, sono andato dal capo mafia. Il capo mafia locale ha detto: tu vuoi far parte del comando? Ma te lo devi meritare. E per meritare questa promozione, sapete cosa gli ha detto? Qual è il tuo migliore amico? Noi lo sappiamo chi è. Era il figlio di un mafioso locale. Ha detto: devi uccidere il tuo migliore amico, ci devi dimostrare di essere capace di uccidere il tuo migliore amico. E questo ragazzo, il giorno dopo, ha chiamato questo suo coetaneo in una località poco distante, in una fabbrica abbandonata, giocando tra di loro, lo ha invitato a mettersi dentro dei copertoni abbandonati e gli ha dato fuoco e l'ha visto bruciare fino a che non è morto. Ha detto, confessando: io da quel momento ero in grado di fare qualunque cosa, perché sentivo bruciata l'anima e quindi non avevo più paura di niente. L'avvocato Lauri ha detto: io vi auguro a voi che apprezzate la corruzione o la mafia di non pagare mai questo prezzo, perché poi vi pregiudicherà tutta la vita. Quindi io vi lascio riflettere su questo episodio, vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi saluto, buona giornata a tutti. Gli insegnanti.